In questa puntata conosceremo Giuseppe, Beppe ormai per gli amici, e la storia del suo tatuaggio. All'età di circa 50 anni ho deciso di farmi un tatuaggio e mi piace il serpente, che il serpente me lo faccio fare sulla gamba destra, perché col serpente c'ho una storia. Non era un serpente, ma era una grossa serpe, che questa grossa serpe mi stava sempre dentro a un orto. Questo tatuaggio lo dedica in qualche modo a un'amica, un animale che lui ha assunto al ruolo di amico, un animale che non si può considerare certo un animale da compagnia. How y'all doing? Thought you might have a phone I could borrow. I broke down a couple miles back. No. Vabbè, te l'ho detto prima, no? Che questa serpe c'ha una storia. Sì, sì, c'ha una storia questa serpe, sì. Sì, Questa storia è iniziata circa 20-25 anni fa. There's a one-stop shop on the mountain road for shotgun shells, bait, beer and tobacco. In un orto, questo orto. L'orto tuo? Sì, io, e lo lavorava il mio babbo. E io non credevo che nell'orto ci stesse anche le serpe. Se c'è una persona, una serpe ha paura, non ci può restare. Invece tu ce l'avevi. E invece un giorno andai giù e c'era il mio babbo, era un questata serpe, tranquillo. Sì, sì. E, ma mi serve, ma si faceva toccare tutto? Dal mio babbo sì, da me non si è mai voluto far toccare. E in ogni modo sento entrare dentro là all'orto e sento chi ha ragione e stava parlando con questa serpe. Lui proprio ci ragionava? Sì, ci ragionava lui, perché che gli portava il latte, gli portava i biscotti zuppati nel latte, insomma ci stava lì e c'è stata da anni. In sostanza l'aveva addomesticata? Sì, addomesticata. Lei appariva dai versi 15 di aprile in poi fino a ottobre era sempre dentro l'orto lì. Senti, te sei sposato, sì? Sì, sì. Ma la tua moglie dei tatuaggi ti ha detto? No. E a suo tempo ora... Ah, non ti ha detto? No. Perché? Che c'è bisogno di permesso? Ah, no. Uno è padrone di se stesso. Lezione di vita. Lezione di vita, certo. Purtroppo non è così. Come non è così? Non tutti la pensano così. Ma io la penso in questo modo, io dal primo giorno.
Io ho sempre fatto, sempre nei limiti, certo, però mi rispetto la mia vita, mi se l'ho goduta come mi è parso. In casa non deve mai mancare niente, perché se manca in casa è finita. Anzi, bisogna raddoppiare in casa. Bene. Babbo poi invecchiava e smise di venire all'orto e ha continuato con te. E quest'orto ho continuato io. E questa serpe c'era sempre, però. Che però mi stava sempre più distante. Ma non andava via. Anzi, dalle volte d'estate se mi mettevo su uno sdraio a pigliare il sole e lei veniva addirittura sotto lo sdraio, all'ombra stava. Sotto lo sdraio? Sì, davvero, guarda, davvero. Ah, cioè per 15 anni lei da aprile a ottobre stava solo? Sì, stava sempre. Ma l'ha ancora l'orto? Sì, l'orto ce l'ho. Non tu l'hai più vista? No, lei aveva anche il vizio di salire su per le piante. E io ero nello sdraio tranquillo, tutto un tratto sento un tonfo, madonna, che è successo? Era cascata dall'albero e aveva battuto nel terreno proprio, sicché poi la vedo andare via tranquilla. Ma... però da quella volta lì io non l'ho più rivista, no? Che pensa sia morta? Sì. E allora io e mi se l'ho fatta tatuare sulla gamba. On Brayton Mountain. Stop shop on the mountain road for shotgun shells, baked beer and tobacco. Com'è Beppe la giornata di colazione? La mattina 6:30 mi preparo la colazione e poi vivo via verso solo 8:05, 8:10 e vado in palestra fino all'11:30, mezzogiorno. Dopo mangiato a Levanella, ai bar. Tu stai a Montevarchi? Io sto a Montevarchi. E tu ti fai a piedi tutti i giorni fino a Levanella? Tutti i giorni. E vado lì ai bar, ci sto una mezz'ora, un'ora, secondo. E poi me ne vado all'orto. All'orto se ho da fare mi metto a traffiare, se no torni mi metto a sedere.